Bianca si Ciao. Sta preparando un evento particolare qui sulle Sponde del Velino. Particolare perché è un evento, è un saggio della nostra scuola, l'Istituto di Estetica e Look. Quello che vedremo oggi è la risultante, ciò che abbiamo creato nei corsi di sartoria, di moda design, corsi di trucco, di estetica. Quindi abbiamo combinato la moda con il trucco artistico e speriamo che ne esce un bel evento, una bella manifestazione. Sicuramente. Allora, che cosa, intanto senza svelare tutto quanto, sì, ma che cosa andremo a vedere? Beh, andremo a vedere alcune realizzazioni del corso di sartoria, alcuni abbigliamenti degli anni 70, poi passeremo a capi d'abbigliamento un po' più classici e per finire invece un abbigliamento molto sexy, molto seducente, dove le modelle parlano un po' di attrazione e seduzione, tutto combinato con un trucco artistico. Qual è la differenza, appunto, il trucco artistico rispetto al trucco a cui siamo abituati? Ecco, non è un trucco che si può portare di giorno, di pomeriggio, ma è un trucco molto fantasioso, molto bizzarro, a volte barocco, molto cinema sul viso, qualcosa di attrattivo, ecco. Allora, tutto questo chiaramente sulle Sponde del Velino con una cornice del bellissima, tutto particolare. Forse unica, forse la più bella di Rieti. Cerchiamo di valorizzare anche questo posto che è magnifico, forse andrebbe valorizzato di più, noi ci proviamo con i nostri strumenti ovviamente, con il trucco, con la moda, con il moda design e tutto questo è grazie anche alla nostra scuola, all'Istituto di Estetica e Look. Siamo a Campo Lognano, ovviamente invitiamo sempre tutti a venirci a trovare. Massimiliano Mercuri, a te la responsabilità di curare la parte del trucco, quindi tutto quello che hanno fatto le ragazze qui è perché lo hanno imparato. È una responsabilità abbastanza importante, soprattutto per loro, perché comunque è la prima esperienza al di fuori di quella che è la protezione scolastica. Quindi per loro è un grande evento, per noi che siamo un po' più grandicelli è comunque un'emozione, ma nulla di... Cioè non va a trascurare mai niente, anche se è una manifestazione che comunque è più piccolina rispetto a tante altre che abbiamo fatto in passato. Certo, qui chiaramente rispetto all'esperienza che si fa in classe all'interno dell'istituzione c'è da prendere in considerazione anche magari l'agitazione delle modelle, il sole, quindi insomma altri fattori che normalmente invece non vengono presi in considerazione. Beh, la scuola è un'area protetta, quindi è normale che tutto sia diverso, qui stanno esposti a tutto, alle persone, al sole, alla luce, all'emozione del momento che li stancherà tantissimo, però domani mattina si sveglieranno con quel qualcosa in più che sarà fantastico, perché comunque lo è ancora per me dopo 30 anni che lavoro. Ecco, quindi anche per questo sono fondamentali esperienze sul campo di questo genere. Assolutamente, io con questa scuola e anche con le altre scuole con cui collaboro promuovo continuamente dei laboratori, perché comunque il laboratorio sul territorio, qualsiasi esso sia, comunque è qualcosa di fondamentale.